Ciao a tutti e bentornati su Storie Vere. La storia di oggi parla di animali fortunati. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, eh? Iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. In New Jersey non è insolito vedere branchi di cervi dalla coda bianca a pascolare tranquillamente ai lati delle strade o addirittura nei cortili delle abitazioni. Il numero di predatori naturali nell'area è abbastanza basso da non influenzare la popolazione dei cervi dalla coda bianca. Gli unici veri predatori sono automobilisti e cani domestici. Ma per questo cervo la vita non sembrava così semplice e alla fine fu proprio uno di questi predatori a salvarlo dalla morte certa. Un abitante di Colts Neck, comune del New Jersey, ha notato un animale nel suo cortile che sembrava un normale cervo. Corpo marrone, gambe lunghe, slanciate e una tenera codina bianca. Ma questo cervo aveva qualcosa di diverso. Qualcosa che sembrava un elmetto spaziale o una grande ciotola trasparente sulla testa. L'uomo si avvicinò all'animale con cautela per non spaventarlo e fu allora che si rese conto che era nei guai. Sembrava che avesse la testa incastrata in una ciotola di vetro e, dato che era solo, era chiaro che fosse stato allontanato dal branco. Molte specie allontanano i membri dal branco che hanno un aspetto diverso o che sono feriti. Lo scopo è restare al sicuro dai predatori e preservare gli altri animali del gruppo, ha spiegato un portavoce del Monmouth Country SPCA, MCSPCA, un rifugio di animali locale. Insomma, quella senza dubbio non era una buona situazione. L'animale non riusciva a mangiare e bere con questo aggeggio incastrato sulla testa e anche respirare diventava ogni minuto più difficile. Era solo una questione di tempo prima che il cervo morisse. E quest'uomo non poteva permetterlo. Ha prontamente chiamato il MCSPCA e i veterinari sono subito corsi sul posto. Per prima cosa hanno sedato il cervo, poi la squadra di soccorso si è messa al lavoro. Lo strano oggetto è stato rimosso e abbiamo scoperto che si trattava di un paralume. Probabilmente si era riempita d'acqua e l'animale ha provato a berla, ha scritto l'MCSPCA su Facebook. Il cervo era disidratato, probabilmente era senza cibo né acqua da circa 4 giorni e aveva qualche graffio sul corpo, continua. Fortunatamente è stato in grado di alzarsi e andarsene quando l'effetto del sedativo è svanito. Ma una volta liberato il cervo, la storia non era finita. Dopo aver lasciato la scena, l'MCSPCA ha ricevuto un'altra chiamata, dallo stesso uomo. L'animale era tornato nel suo cortile, si era sdraiato a terra e respirava con fatica. Immediatamente la squadra fece retromarcia e tornò di corsa ad aiutarlo. Subito gli somministrarono dei liquidi e l'animale si è ripreso. In pochi minuti il suo respiro è tornato alla normalità. Ma era abbastanza in forze da essere accettato di nuovo dal suo branco? La squadra quindi fece un passo indietro e guardò il cervo alzarsi lentamente e iniziare a camminare, poi a trottare e infine a saltare oltre la recinzione e addentrarsi nei boschi. La loro missione era compiuta. Dopo lo spaventoso incidente con il paralume, il cervo era tornato alla sua vita. Ma questo non è l'unico straordinario salvataggio di un cervo in difficoltà. Se da una parte è triste pensare che ci siano così tanti animali in difficoltà, dall'altra sicuramente scalda il cuore sapere che ci sono anche molti uomini che si fanno in quattro per aiutarli. Uomini come Darius, che appena ha notato un cerbiatto in difficoltà, non ha esitato un solo istante a correre in suo soccorso e fortunatamente per noi ha documentato tutto. E le immagini del cucciolo hanno mandato in delirio internet. Il cerbiatto stava cercando di camminare su una gamba ferita e non riusciva a tenere il passo con la sua famiglia. Era indifeso, ha detto Darius in un'intervista ad Dodo. Aveva solo un giorno di vita, aveva ancora il sangue della madre addosso.
Non solo era un neonato, era anche ferito e la madre l'aveva abbandonato. Il cerbiatto sarebbe sicuramente morto senza cibo né acqua e sicuramente non era in condizioni di difendersi dai predatori. Darius sapeva cosa doveva fare. Ha preso in braccio il cucciolo e lo ha portato a casa sua, dove gli ha costruito una stecca per la zampa da una scatola di cartone. Non sapevo come comportarmi, non mi ero mai occupato di animali selvatici, ha spiegato l'uomo. Ma era una situazione d'emergenza, non potevo fare altrimenti in quel momento. E quello che è successo dopo va oltre ogni immaginazione. Ho scoperto che era una femminuccia, ma non ho voluto darle un nome. Sapevo che avrei dovuto rimetterla in libertà quando sarebbe stato il momento e non volevo affezionarmi troppo a lei, ha raccontato Darius sorridendo. È andata subito dai miei cani. Per la prima settimana ha dormito vicino al mio letto su una mia vecchia maglietta. Darius era felice di prendersi cura della piccola ed era un papà ineccepibile. Aveva fatto delle ricerche per capire di cosa aveva bisogno un cucciolo di cerbiatto, l'aveva curata e pulita e si alzava ogni 4 ore per darle da mangiare. Tutto con l'aiuto dei suoi cani, specialmente Mac, che l'ha presa subito sotto la sua ala protettrice. Dopo tanto duro lavoro, le zampe della piccola cerbiatta erano tornate perfette e Darius sapeva che era arrivato il momento che si ricongiungesse con il suo branco. Si era abituata a quella vita e mi seguiva ovunque, racconta. Ma nessuno può sostituire la vera mamma. Ma la cosa si rivelò più facile a dirsi che a farsi. Darius portò la cerbiatta nel bosco diverse volte. Fece vari tentativi, ma lei tornava sempre indietro, finché un giorno finalmente non si è riunita agli altri cervi. Darius li vede spesso nei mesi successivi. Pascolavano sempre nella zona della sua casa e lui e i suoi cani erano felici di riabbracciare la cerbiatta e vedere che cresceva ed era sana e felice. C'è un motivo se restano in quest'area. Si sentono al sicuro, spiega infine Darius con un grande sorriso. E sapere di aver reso tutto questo possibile è senza dubbio la sensazione migliore che io abbia mai provato. Questo è tutto per oggi. Grazie per aver guardato questo video. Alla prossima storia. Ciao!